Unboxing particolare, Batman, The Animated Series, serie del 1992, trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 92, da noi è arrivata nel 93. Diciamo che per la critica è una delle serie animate più belle mai fatte, che rende rispetto al personaggio del Cavaliere Oscuro e che io porto nel cuore, perché mi ricordo ancora esattamente quando l'ho vista per la prima volta, ritornando, penso, da scuola al pomeriggio su Canale 5, ed è, ho ancora vivo il ricordo. Comunque, unboxing di questa edizione di Batman che, ripetiamo, non è uscita in Italia, quindi non contiene l'italiano. Se la volete, dovete rivolgervi al mercato estero. Ci sono tre versioni. La versione con la serie è composta da 109 episodi, contenente la prima stagione, la seconda stagione e la terza stagione di Batman. E poi c'è, scusate, ma ho la allora faccio che prenderla perché ho la taglierina che sta cercando di scappare. Arrivo subito. Ecco la taglierina. Ecco la taglierina. Genji, mi servi per aprire il cofanetto Blu-ray. Mi servi, Genji, mi servi, dai. Dai, mi servi. Dai. Dai. Vai, vai. Che bravo, che bravo. Eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. C'è anche Genji. Conquisterà il Suzuran prima o poi. Eccola qua. Apriamola. Comunque, dicevo, ci sono tre versioni. La versione con solo la serie. La versione con i due film di Batman che continuano la serie. La Maschera Fantasma e Batman e Mr. Freeze Sub-Zero del 98, di cui ho ancora la VHS e che mi ha regalato bei momenti con il mio primo amplificatore Dolby Surround. Riceveva dei begli effetti posteriori, me lo ricordo ancora adesso. Genji, vuoi procedere tu? No, procedo io. Apriamo il cofanetto. La serie è tutta restaurata. Oh, che bello, ammazza che bello. Ho il codice per vederlo digitale. Ma ho letto che non è full HD il codice, se lo vedete in digitale, ma tanto vale solo per l'America, quindi a noi che ce ne frega. E comunque esiste anche la terza versione con serie esattamente come questa, i due film in Blu-ray, perché sono in Blu-ray, ripuliti e restaurati anche quelli, e tre Funko nel cofanetto qua, c'erano tre Funko, mini Funko, e un artbook che adesso è arrivato a prezzi stellari, è uscito a ottobre del 2018 questo cofanetto, e io ho aspettato che scendesse, e credetemi che è sceso, l'ho trovato davvero a un prezzo eccezionale. Sono 13 dischi, sì, sono 13 dischi, giusto? 12 dischi e più o meno mi costano sui 3,10€, 3,20€ a disco, praticamente, se cercate bene in rete. Oh, il cofanetto è bellissimo, lo so, non è un 4K, ma io nel mio canale faccio quello che voglio e volevo presentarvi il cofanetto di Batman. Ma che bello, che... pieno di extra, commenti sugli episodi. E infatti, dopo questo unboxing, vi presenterò una piccola opinione, magari guardo qualche episodio e vi dico com'è. Bellissimo. Negli anni 90 il presidente della Warner Bros. Animation, Jim McCarthy, ha raggruppato tutti per... ce lo leggiamo poi. Molto carino, si vede in controluce. Ci sono tutti i disegnini. Guardate in controluce. L'ho fatta apposta, non era preparata, Genji, ti piace? 12 dischi, i due film in stereo, DTS HD Master Audio stereo per sia la serie che anche i due film, 109 episodi, abbiamo tanto da vedere. Va tanto da vedere, ma me la riguardo tutta, volentierissimo. Analisi. Batman The Animated Series. Ho visto i primi tre episodi, sono meravigliosi. Peccato per una compressione un pochino troppo bassa che crea qualche macro blocking, e leggendo le recensioni estere si estende a tutta la serie. Ci sono 13 episodi a disco, quindi sono più di 4 ore e mezza, quasi 5 se contiamo che alcuni episodi hanno anche alcuni extra. È tanto da comprimere, però l'immagine è veramente bella, è presa dalla pellicola rimasterizzata
rimasterizzata, non restaurata, mi sono sbagliato, non hanno restaurato un bene amato cacchio, è solo rimasterizzata, ripulita un po' e riversata in full HD, però si vede veramente bene il salto con il DVD, che non è mai uscito in Italia, la serie non c'è completa in Italia, manco quella, il doppiaggio italiano è perso per sempre, è meraviglioso, l'audio in inglese DTS HD Master Audio, sia per la serie che anche per i due film inclusi nel cofanetto, e si sente dannatamente bene. Io ho sentito un pochino in stereo, la traccia è pulitissima in stereo, ma ho anche attivato DTS Neuralix e crea magie. Nella grotta, primo episodio, ho visto solo 3 episodi, quindi ci saranno 1000 altri esempi in seguito. Nel primo episodio, nella caverna, c'è un pipistrello nella parte anteriore superiore, un piccolo squittio. Come cacchio fa a trovarmi un piccolo squittio e mettermelo nella parete superiore? Io non riesco, un giorno devo andare alla Dolby, devo andare alla DTS, ci andrò, è una promessa, io andrò negli studi e vorrò capire, vorrò vedere con mano chi crea queste cose. Wow! Una meraviglia. L'audio ottimo, bassi presenti, esempio, 3° episodio, lo spaventapasseri combattendo con Batman accende del fuoco. Quando accende il fuoco parte dal subwoofer e lì vuol dire che hanno ripulito veramente bene la traccia audio, cioè tutta la frequenza pulita, tira fuori tutte le informazioni necessarie. Wow, veramente veramente bellissimo. Purtroppo per questa compressione bassa crea un po' di macro blocking e anche nelle scene ferme si vede che, ne so, c'è una parete grigia e quel grigio si muove. Sarà un po' la grana della pellicola, però con la compressione bassa così non funziona molto bene, ma sono piccole cose che non pregiudicano la visione. Presente anche la maschera del fantasma e Mr. Freeze e Batman Sub-Zero, il secondo film animato. La maschera del fantasma è presentata in 16 noni e 1.33, come la serie e il film di Mr. Freeze. La maschera del fantasma è iniziato come special televisivo, ma dato il successo della serie hanno voluto distribuirlo al cinema ed è andato veramente bene. Per quello non potevano presentarlo al cinema in 1.33.1 e l'hanno espanso, hanno zoomato, croppato in 16 noni. Però a metà della produzione, quindi è sia un bene guardarlo in 1.33 che in 1.16 noni. Ho letto qualcosa in internet, perché da quando hanno deciso di distribuirlo al cinema hanno pensato, hanno cambiato le inquadrature, come si fa con i film. Ok, in 4/3 è così, ma al cinema deve essere così, largo. Quindi, che ne so, delle inquadrature della Batcaverna con il Bat-aeroplano. In 16 noni rendono meglio, nonostante in 1.33.1 ci sia più spazio sopra e sotto. Ok, mi sto dilungando, io non so perché ho messo breve nella descrizione, io volevo essere brevissimo. Comunque, è da guardare 2 volte. Ho dato una veloce occhiata, in 16 noni sembra un pochino più morbida l'immagine, proprio per questo crop, sembra leggermente più morbida, ma va bene anche così, non è assolutamente brutta. Comunque, Batman The Animated Series, un sacco di extra, tutti gli episodi, il nostro doppiaggio storico perso, un po' come Netflix che distribuisce la serie di Ghostbusters, ci troviamo le prime stagioni con un nuovo ridoppiaggio e gli episodi seguenti in inglese, che va bene, ma ricordiamoci che Ghostbusters era doppiato in italiano dagli stessi doppiatori del film, e non so, sarà solo una cosa mia, ma da bambino, dopo che avevo visto il film, guardavo la serie e c'erano le stesse voci, abbinavo questa cosa e per me la serie e il film è un unico grande film, non c'era la transizione tra carne e ossa e cartone animato, per me era la stessa cosa. Perso, andato, via. Anche di questo, il nostro caro grandissimo Batman, che ci segue sempre anche nei videogiochi, perso, andato. Sentiremo mai più in italiano? Niente, grazie Warner. Comunque, nonostante tutto, compratelo, io l'ho trovato a un prezzo bomba. Non so se l'avrei preso a 100 e passa euro, però diciamo che per 45 euro va alla grande, 109 episodi e 2 film. Alla prossima puntata, sayonara.